Samuele Papi, manca esattamente un mese all'inizio del campionato, a che punto è questa Piacenza? Beh, sicuramente queste amichevole ci servono per giocare, per vedere un po' a che livello siamo, anche per togliere un po' di fatica che facciamo in allenamento, anche perché stiamo lavorando molto duramente sia in palestra tecnicamente ma soprattutto anche in palestra pesi, dove stiamo caricando parecchio. Credo che la squadra sia a un buon punto, è chiaro che aspetteremo anche l'arrivo degli altri, però credo che stiamo andando abbastanza bene, soprattutto stiamo lavorando parecchio. Quali sono in questi momenti gli aspetti più positivi? Ma credo che gli aspetti positivi siano comunque fare spirito di squadra, l'amalgama, trovare, perfezionare alcune cose con cui stiamo lavorando durante la settimana, incontrare comunque degli avversari diversi che possono mettere in difficoltà rispetto a quello che incontriamo tutti i giorni, che siamo noi praticamente, e quindi questi sono gli aspetti un po' più positivi che riusciamo ad incontrare facendo le amichevoli. In questo momento l'attenzione più grande dei tifosi è rivolta ovviamente ai nuovi arrivi, come ti sembrano? Beh, chiaramente Drazen è giovane, deve prendere anche un po' ha bisogno anche del tempo, ma credo anche perché l'ho visto un po' affaticato, quindi non so se era abituato a questo lavoro. Marco, anche lui sta andando bene, un po' affaticato, ma credo che comunque Coscio, beh, lo conosciamo, non è che anche Stessi, Patriarca, si sta comportando molto bene, quindi credo che i nesti nuovi si siano integrati abbastanza bene. Aspetteremo gli altri, quelli sia Coat, Teroste e Perry, ne vedremo un po', credo che ci faranno molto bene. E i vecchi come si stanno comportando? I vecchi credo che si stiano comportando bene, stanno dando il massimo, è chiaro che si fatica un po' di più e quando si lavora duramente si recupera con più difficoltà, però io già parlando con te so qual è il mio ruolo, adesso dovrò fare queste partite, poi credo che ci sarà molto più spazio per gli altri.